Benvenuti nel mio magico canale. Eccoci qui, tornati alla normalità. Settimana scorsa è stata una settimana un po' particolare, ho fatto dei video shorts, era un esperimento, ma oggi siamo tornati con la magia classica e i video classici. Questa è la scatola magica di Antonio Casanova. Vi ricordate il famoso mago italiano più o meno nel 2011? Ieri ero al mercato, sono andato a trovare mia mamma, intanto ti saluto, ciao mamma. Saluto anche Gabriella e Dina che erano lì con lei. E detto questo, in questa scatola ho trovato tre effetti magici che due li ho già portati sul mio canale, ma questi sono di Casanova, quindi ve li ripropongo e vi faccio vedere anche un effetto magico stupendo che ho trovato in questa scatola. Quindi se sei nuovo guarda tutto il video, se sei un veterano guarda quello che vuoi, ma se ti interessa sapere cos'altro c'è in questa scatola e soprattutto quanto l'ho pagata, rimani fino alla fine del video. Sparizioni, apparizioni, un baule completamente vuoto, completamente trasparente, infatti si vedono le mie dita all'interno e guardatelo bene perché è anche esaminabile. Oltre ad essere vuoto e trasparente, lo appoggio qui, prendo questo bellissimo foulard e lo vado a coprire. Lo può tenere anche uno spettatore tra le mani, ma non avendolo lo lascio qui in bella vista sul tappetino. Ora vado a spoilerarvi cosa andrò a fare. Ve l'ho già detto, anzi ve lo sto per dire, vado a far sparire il fazzolettino nella mia mano. Si vede ancora, quindi non è scomparso. Adesso lo faccio sparire nella mia mano. Lo vedete? È sparito. Ah, ma voi siete precisi, volete che apro la mano? Va bene, quindi soffio e foulard è sparito. Il foulard non c'è più, ma se una cosa sparisce, da qualche parte deve andare. Sarà mica finita nel bauletto? Il bauletto completamente vuoto. Il foulard è riapparso. Il mistero della corda indiana. E abbiamo questa piccola ampolla con il logo di Casanova. Questa ampolla è magica perché può far solidificare l'aria. Avete capito bene? Può solidificare l'aria. Infatti se voi prendete l'aria, sentite, non c'è, non potete prendere l'aria. Ma se io tappo l'aria che c'è all'interno e inserisco la corda che entra e esce tranquillamente, l'aria di questa ampolla si solidifica e guardate, la corda non esce. Ma non solo non esce, sfida anche la gravità. Ma basta schioccare le dita e la corda esce, l'aria torna normale e l'ampolla si può anche controllare. Come terzo e ultimo effetto che ho trovato nella scatola di Antonio Casanova è questo. Lo vedete un po' lontano, vero? Sì, dai, avviciniamo l'immagine. Un piccolo tappetino rosso, due cerchi e il picchio rovesciato di Antonio Casanova. Ma ora mi serve una moneta. 50 centesimi vanno benissimo. Perché cosa vado a fare? Vado a far sparire
la moneta. Siete pronti? Perché la magia è già avvenuta. La moneta è già sparita. Ma come sempre, tutto quello che sparisce deve sempre, sempre riapparire, altrimenti non c'è il prestigio. E la moneta è riapparsa. Il video è giunto al termine, vi saluto e ci vediamo. Sto scherzando, ho detto che vi facevo vedere cos'altro c'era nella scatola. Ebbene sì, ci sono 4 DVD della durata di non so quanto, ma sono 4 DVD, sempre ovviamente di Antonio Casanova, con 4 riviste, con delle magie e delle carte speciali e i 3 effetti magici che avete visto. Quanto ho pagato questa scatola? 10, 20, 30, 40? Considerate che nel 2011, quando faceva le magie e uscivano i suoi giochi, costavano circa 10 euro l'uno. L'ho pagata 2 euro. 2 euro tutto questo, i 3 effetti magici, i 4 DVD e le 4 riviste. Quindi ragazzi, ho fatto un affarone. Se vi capita di andare in giro per il mercato e trovare qualche scatola di effetto magico, ben per voi. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, spargete la voce, dite ai vostri amici che c'è Brever King Magic su YouTube, cliccate su iscriviti e sarai iscritto anche tu. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, che sarà molto presto. Ciao ragazzi!